Da allora i Borbone sono stati oggetto dell'odio mortale da parte degli speculatori, dei possidenti, di quelli che volevano speculare sui prezzi delle granaglie, su quelli che volevano praticare affitti da strozzini nei confronti dei contadini. E questa spaccatura ha fatto sì che ogni volta che veniva uno straniero, questa gente automaticamente si rivoltava contro il governo. La canzone dell'inno, il canto dei Sanfedisti, quando dice chi te ne parla è vina, da essa Giacobini, fotografa una realtà che la gente sentiva palpabile nelle campagne. Il signore del luogo, tranne lodevoli eccezioni che anche ci sono state, che non voleva applicare la legge sulla distribuzione delle terre, se ne voleva accaparrare con ogni mezzo e metteva i propri uomini nei posti, cioè a gestire le aste, a gestire la distribuzione delle terre. Erano gli usurpatori, lo dice lo storico lucano Tommaso Bedio. Dopo il periodo francese burattiano, intanto esaltato da alcuni begli spiriti, periodo burattiano, la piccola proprietà contadina nel regno di Napoli era quasi scomparsa. Quelli che il popolo chiamava gli uccelli grifoni si erano accaparrati quasi tutto. Ma la politica di Borbone andava in direzione opposta. Con il decreto dell'11 maggio 1855, Ferdinando di Borbone vara il progetto del bonifica integrale del regno, con distribuzione delle terre bonificate ai contadini. Lo sapete che cosa fa Garibaldi, uno dei primi atti del suo governo dittatoriale? Abolisce l'amministrazione centrale delle bonifiche. Questo vi fa capire che la lobby dei proprietari stava dietro all'invasione garibaldina e piemontese. Se noi queste cose non le capiamo, non capiremo nulla.